video. Allora, subito, prima di iniziare, ho tre premesse da fare. La prima è che sicuramente già sentirete, è che il mio vicino di casa sta tagliando la legna, quindi se sentite dei rumori è lui e ovviamente non posso farci nulla. La seconda premessa è che se ancora non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video e se attivate la campanellina, proprio ciaone. Siete dei grandi. E terza premessa è che appunto ultimamente, magari non so se è perché siete nuovi al canale, però in ogni caso c'è scritto nella mia bio e c'è un video dedicato apposta e sto parlando di Seljay. Io non è che non voglio che voi mi facciate domande su di lei, però quando mi arrivate con insinuazioni brutte o diciamo frasi del tipo perché non fai video anche su di lei? Perché fai video solo su di Bull? Ma secondo me l'hai venduta e non è morta. Cioè, ragazzi, io è morta a gennaio e non è che io stia così tanto bene. Sto cercando di superare una cosa bruttissima e non so più come fare con questi commenti. Cioè, o li elimino e non rispondo più, però mi sembra brutto perché magari so che siete persone nuove che magari non avete seguito le vicende di prima. Però veramente c'è scritto nella mia bio, c'è un video apposta appena aprite i video. Se scorrete un po', c'è un video in cui si capisce appunto. E non è per cattiveria, ma a me sta pesando molto questa cosa. Cioè, comunque la morte di un animale è una cosa bruttissima. E io non vorrei sempre stare a pensare a quello ogni volta che esce un video e qualcuno mi scrive qualcosa di così brutto. Quindi, chiusa parentesi, comunque ve lo lascio qui sopra, in ogni caso, se volete vederlo, così vi rendete conto e capite. E nulla, quindi, chiusa questa parentesi, direi di iniziare con il vero video. Allora, oggi vi sto portando un video che mi avete richiesto voi, e cioè le mie cose di equitazione. In realtà voi mi avete chiesto, diciamo, soltanto l'abbigliamento di equitazione, però io sono veramente sprovvista da questo punto di vista, perché ovviamente io faccio monta americana e sì, ho vecchie cose di monta inglese, però sinceramente non ve le faccio vedere perché tanto non le utilizzo. Anzi, quando vado in maneggio che appunto non devo montare, io uso i leggings, fine della storia. Però diciamo che qui vi faccio vedere alcune cose più inerenti alla monta americana e poi vi faccio vedere proprio tutte le cose che ho di, diciamo, strumenti che ho comprato in questi 3 anni e che uso appunto su di Bull. Allora, io direi di iniziare però dall'abbigliamento, che è la cosa più richiesta, diciamo. Allora, come prima cosa ho questi pantaloni che mi sono arrivati da poco e appunto me li ha regalati Elia, che sono proprio per montare. E eccoli qui, ve li faccio vedere più da vicino. Hanno due belle tasche qui, una taschetta anche qui con lo strap dove ci si può mettere il telefono, un'altra taschettina qui. E poi hanno questo coso qui che non so, me l'avevano detto che cosa ci si metteva, ma io non mi ricordo. E sono un po' a zampa di elefante. Sono belli elasticizzati, ci sto veramente comoda, sono un po' a vita alta, però veramente top. L'ho ordinati sulla selleria La Colombaia. Caso sono i Rewide. Non lo so, rewind, non lo so. Ve lo metto qui così almeno ognuno prenderà le proprie decisioni. E nulla, mi piacciono molto, anzi sono tentata di riordinarle un altro paio perché appunto montando 3 volte a settimana, a volte anche 4, durante questo mese proprio una volta a settimana, però durante l'inverno sicuramente molto più spesso, quindi penso che ne prenderò altri, diciamo. Poi un'altra cosa che mi ha regalato il mio ragazzo. Questi chinks teoricamente si chiamano perché i chaps dovrebbero essere quelli tutti pantalone lungo. Non sono molto informata su queste cose. Comunque sono bellissimi, sono fatti a mano e su misura, mi sa, non mi ricordo. E me li ha regalati per il compleanno 2 anni fa. Un anno fa. Non mi ricordo.
comunque sono molto comodi. Poi l'altra cosa è questo cappello che ho comprato a Fiera Cavalli Verona di 2 anni fa. E non lo so, lo amo, non lo metto molto spesso perché in realtà io monto con il cap perché preferisco proteggere la mia testa. Però prima o poi ci monterò, cioè nel senso lo metto per farmi delle foto, cose così, ma non mai per montare seriamente. E però prima o poi ci monterò. E qui abbiamo fatto, queste sono le mie cose, diciamo, di abbigliamento. Poi, ecco, ho gli stivali, ovviamente, gli stivali vi metto la foto mentre parlo, cioè il video mentre parlo che gli ho fatto... che li ho ripresi, diciamo, e ho questi stivali da appunto 3 anni e io mi ci trovo da Dio, sono comodissimi e nulla, li adoro. Poi un'altra cosa inerente sempre diciamo all'abbigliamento è il cap che ho comprato quest'anno a Fiera Cavalli Verona. L'avevo trovato molto scontato e quindi ho deciso di prenderlo. Sì, è un cap molto all'inglese, però a me piace mischiare un po' tutto e nulla, adoro. Poi io ho comprato una sella, appunto c'è anche il video nel mio canale e è questa qui mi ci trovo anche con lei molto molto bene. Forse dovrò cambiare le staffe perché non sono un granché, però per ora lascio tutto com'è, insomma. E scusate se è un po' zozza, ma la utilizzo e si sporca e non la pulisco molto spesso come dovrei. Allora ho il sottosella di feltro, che è quello che utilizzo sempre con Bull, e mi ci trovo da Dio. L'ho pagato abbastanza perché appunto l'avevo preso per Sally che aveva un garrese un sacco pronunciato, infatti c'è anche, non so come si chiama, però c'è il buco in mezzo, e che non, diciamo, non gli dava fastidio. E poi ovviamente lo sto riutilizzando con Bull perché è un ottimo sottosella in feltro. Poi ho l'altro sottosella che avevo preso insieme alla mia vecchia sella per Sally. E questo qui l'avevo utilizzato soltanto all'inizio con Bull. Poi appena ho potuto sono passata a quello in feltro che vi ho fatto vedere prima. E ok, allora poi ho le fasce da lavoro che ho comprato sempre a Fiera Cavalli di quest'anno, queste qui verdi, molto belle. Ho le fasce da riposo che ho preso sempre quest'anno a Fiera Cavalli Verona, in questo turchese, celeste, non so bene che colore sia. Poi ho le protezioni che avevo preso a gennaio, prima che iniziasse la Doma Bull. E infatti come potete vedere sono belle sporchine perché appunto non è che sono sporche a tal punto che le devo lavare, però sono usate, insomma si vede che le ho usate parecchio, e anche perché le ho tolte adesso perché andiamo in passeggiata e ovviamente in passeggiata non servono le protezioni. Poi ho i paraglomi sempre presi in abbinata delle protezioni. E anche questi qui vedete che sono, anzi non lo vedete perché ho ripreso da dietro dalla scritta, però davanti sono belle consumate. E queste qui inizialmente ancora gliele mettevo anche per andare in passeggiata dato che aveva i ferri da poco, però anche adesso l'ho iniziata a togliere perché sta prendendo più consapevolezza dei suoi piedi. Ok, poi ho la maschera, quella appunto con gli unicorni, e molto comoda. Non so ancora se togliergli la retina dagli occhi perché non capisco se gli dà fastidio o meno, però in ogni caso ci sto capendo qualcosa. Ed è quella che vi ho fatto vedere appunto in un video poco tempo fa. E ho anche la maschera, quella per le mosche, per il paddock, che ancora in realtà non ho utilizzato, quindi è bella nuova come potete vedere. Poi ho il barback che avevo comprato 2 anni fa e anche questo lo utilizzo solo veramente poco e infatti è nuovo praticamente. Poi ho lo stick Parelli che avevo preso quest'anno a Fiera Cavalli Verona e anche la capezza Parelli sempre presa in abbinata allo stick la lunghina.
Però se devo essere sincera, non l'ho usata quasi mai, perché io mi trovo meglio con, la capezza normale che ho su di Bull, che oltretutto non ho messo su questo video, però shh, tanto la vedete sempre, insomma. Il pettorale che in realtà è di Eleonora e Nicola, però me l'hanno dato, però ancora non gli sta bene, gli sta grande, quindi non lo uso. E poi ho il chiudibocca, che in realtà alcuni di voi mi hanno detto Nasalina, vabbè, per me si chiama chiudibocca, poi per voi non lo so, comunque Nasalina chiudibocca, questo qui che usavo all'inizio con Bull, ormai non lo metto più, metto soltanto la testiera a fine. Ah, ovviamente non è che ha la funzione del chiudibocca inglese, tanto per specificare le cose. Poi sono affidata a Torciglione ad anelli, diciamo, che mi hanno regalato Eleonora e Nicola per il compleanno e che ora non sto utilizzando su Bull. Poi ho il sottopancia, un normalissimo sottopancia, anzi anche quasi bello rovinato. E infine ho due testiere, una è la mia e ha montato questo filetto normale. E l'altra che sto utilizzando ora, che è la tessera in realtà di Eleonora, cioè una tessera che ha Eleonora, però che mi ha dato per utilizzare su di Bull. E nulla, principalmente ho queste cose per montare, diciamo. Piano piano non pensavo di averne così tante, però piano piano ho messo da parte abbastanza cosine, via. E nulla, queste sono tutte le cose che ho per l'equitazione, diciamo. E basta. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video. E nulla, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!